Poracci, ovviamente non si trattava di un gioco vero e proprio, ma di un progetto fan-made che prende spunto dal film di prossima uscita di Super Mario. La risposta più corretta l'ha data quindi GGGG, che con il potere di Lance ha scritto il titolo esatto del video della clip, ma la risposta più sbagliata l'ha data Andrea, che ribalta completamente la situazione. Il gioco è infatti Super Pratt Bros, da cui verrà tratto un film interpretato da Super Mario. Beh, come ragionamento, fila. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove ogni video è la versione legacy del precedente. La puntata di oggi sarà ricchissima per un lunedì esplosivo. Non vi fidate? Fate bene. Ma prima di dare un giudizio, aspettate di arrivare fino alla fine. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! E cominciamo continuando a parlare di Nintendo e animazione, perché oggi la grande N ha aperto il sito ufficiale di Nintendo Pictures. Di cosa si tratta? Beh, in realtà con Nintendo Pictures si indica un qualcosa che non ha direttamente a che fare con il film di Super Mario, la cui produzione è affidata ai Nintendo Studios. Sotto l'etichetta di Pictures si cela in realtà l'acquisizione della compagnia specializzata in computer grafica Dynamo Pictures, il cui acquisto era già stato annunciato lo scorso luglio. Lo studio, ora completamente posseduto da Nintendo, non solo in passato ha prodotto scene in computer grafica per film e serie televisive, ma ha già detto la sua nel mondo del gaming, contribuendo alle scene in CGI di Final Fantasy XIII 2 e lavorando sul motion capture di Death Stranding, Nier Replicant e Persona 5. Senza dimenticare che in passato sono stati gli autori degli shorts dedicati a Pikmin. Non sappiamo ancora come Nintendo deciderà di sfruttare questa compagnia, se per altri corti animati o magari all'interno di produzioni videoludiche, magari per aumentare la cinematograficità dei titoli più spettacolari, ma è interessante notare come Nintendo stia provando ad allargare il know-how interno ai suoi studi first party. Nello shorts di oggi vi ho parlato di una conversione miracolosa, quella di Nier Automata su Switch, e non vedo l'ora di mostrarvi di più su questo porting, sia sulle pagine di AveryEye che anche qui sul canale. E sarà una coincidenza, ma oggi sono finalmente uscite le anteprime di No Man's Sky su console ibrida e anche in questo caso tutta la stampa è rimasta colpita da quanto gira bene anche questo porting. Un altro titolo che molti ritenevano impossibile su Switch e anche io pensavo sarebbero ricorsi alla soluzione del cloud gaming e invece, con tutti gli ovvi compromessi del caso, No Man's Sky sembra aver parecchio da dire anche su Switch. Qui però attenzione perché rispetto a Nier, che a livello contenutistico è invariato rispetto alle altre versioni, tranne qualche piccolo extra, quello di No Man's Sky è un porting che omette tutta la componente multiplayer. Fatemi sapere comunque se siete interessati a provarlo su Switch. Invece tira una bruttissima aria per il franchise di Halo. Secondo il giornalista Jeremy Painter, Microsoft avrebbe deciso di spostare Halo su Unreal Engine, abbandonando così l'engine proprietario. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un clamoroso dietrofront. Lo Slipcase Engine è stato per anni in sviluppo e si parla di costi di produzione durante il ciclo di creazione di Halo Infinite che avrebbero raggiunto quasi 500 milioni di dollari. Il motore mistico, così veniva definito, ha in realtà mostrato il fianco a numerose critiche ed è stato anche il motivo del ritardo di un anno sulla pubblicazione dell'ultimo Halo, che ricordiamo sarebbe dovuto essere un progetto destinato a durare almeno 10 anni. Il passaggio alla Real Engine potrebbe rappresentare una sorta di ripartenza da zero e non è chiaro come potrebbe continuare il supporto ad Infinite in uno scenario del genere. E di sicuro in questi giorni il clima dalle parti di 343 Industries deve essere tutt'altro che rilassato. La settimana scorsa abbiamo parlato della morte di Stadia e della sua chiusura prevista per il prossimo gennaio. Nonostante gli utenti siano stati tranquillizzati con l'assicurazione di rimborsi relativi sia agli acquisti software che hardware, i giocatori sono stati colti da un grandissimo dubbio.
Che fine faranno tutti i miei salvataggi? Centinaia e centinaia di ore spese su Cyberpunk e Destiny 2 rischiano di sparire con la chiusura dei server Stadia, ma tranquilli, a quanto pare sia Ubisoft che Bungie che IO Interactive stanno lavorando a stretto contatto con Google per far sì che sia possibile una migrazione dei salvataggi. Speriamo solo che questa storia si risolva nel migliore dei modi possibili per noi gamer. Ma passiamo alle notizie del giorno, poracci, perché EA l'ha fatto di nuovo. FIFA 23 su Switch è una schifezza epocale, ma se possibile questa volta è stato toccato ancora di più il fondo. Incredibile. Per quanto riguarda FIFA, siamo arrivati al triplice fischio finale. Dal prossimo anno le strade di EA e FIFA si separeranno e questo episodio 23 rappresenterà l'ultimo esponente della serie calcistica più importante di sempre. Su Switch EA ci ha abituato malissimo e se eravate convinti per qualche strano motivo che per quest'ultima edizione il publisher avrebbe cambiato atteggiamento, beh, vi sbagliavate di grosso. FIFA 23 è la Legacy Edition della Legacy Edition della Legacy Edition di FIFA 19. Per il quinto anno consecutivo EA rimpacchetta lo stesso gioco per vendere a 40 euro un cambio di rose e poco altro. Vi potete immaginare i votoni che stanno fioccando dalle recensioni e se siete nuovi dell'ecosistema Switch vi tolgo qualsiasi dubbio. FIFA su console Nintendo non c'entra assolutamente niente con le sue controparti su console old e next gen. Il motore grafico utilizzato è ancora quello di FIFA 17 apparso su Xbox 360 e PlayStation 3. Non esiste il crossplay, mancano tutte le novità introdotte negli ultimi 5 anni di Ultimate Team e niente, è una versione di cui anche EA si vergogna. Non ci credete? Beh, basta andare sul sito ufficiale di FIFA 23 e si viene accolti da un paginone dove è possibile acquistare il titolo. Rendetevi conto che c'è Stadia, una piattaforma già dichiarata morta e non Switch. Quindi per il quinto anno consecutivo, io ve lo ripeto, non comprate FIFA su Switch, lasciate perdere. Qualche settimana fa con The Last of Us Parte 1 Remake si è alzato un bel polverone e sia critica che utenti si sono interrogati a lungo se avesse senso un remake del genere. Beh, se con l'opera di Naughty Dog si è scatenato un bel casino, tenetevi forte perché se questo rumor si rivelasse vero, potremmo vederne delle belle. Questa notte infatti diverse testate hanno iniziato a mettere in evidenza un rumor che vorrebbe Guerrilla Games al lavoro su un remake o remaster di Horizon Zero Dawn. Il template è esattamente quello di The Last of Us Parte 1 Remake. L'intenzione sarebbe quella di avvicinare il primo Horizon al livello qualitativo visto su Forbidden West, il seguito uscito quest'anno, riscrivendo il sistema di illuminazione, le animazioni e migliorando anche la qualità delle texture. A corredo di questa ristrutturazione grafica arriverebbero anche nuove funzioni di accessibilità, proprio come accaduto ancora una volta per il remake appena pubblicato da Naughty Dog. Qui se vogliamo però l'operazione sembra ancora meno necessaria. Zero Dawn è uscito appena 5 anni fa e seppur non esista una versione nativa pensata per sfruttare appieno le potenzialità di PS5, il gioco è perfettamente retrocompatibile e inoltre ha ricevuto anche delle patch che ne migliorano in modo sostanziale le performance, agendo direttamente sul frame rate e la risoluzione dell'immagine di gioco. Ah, e a quanto pare Guerrilla starebbe sviluppando in parallelo anche un titolo multiplayer standalone ambientato sempre nell'universo di Horizon. Non lo so, mi ricorda qualcosa. E voi? Poracci, secondo voi, se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi vere, come verrà apprezzato il gioco? Ci troveremo di fronte agli 80 euro del nuovo full price Sony? E in caso, un acquisto del genere potrebbe avere senso? E chiudiamo continuando a parlare di PS5, questo ormai è diventato un canale sonaro al 100%, perché oggi abbiamo raggiunto un primo importantissimo tassello alla scena dell'hacking su PlayStation 5. Il modder Lance McDonald, che in passato è stato autore di progetti amatoriali come la patch che portava Bloodborne a 60 fps su PlayStation 4, è riuscito a jailbreakare la PlayStation 5. Nel filmato postato su Twitter, McDonald riesce ad accedere a un menu di debug che gli consente di installare un file PKG, ovvero una copia di backup di un titolo PS4, e nel caso specifico decide di farlo con la demo di PT, ormai non più presente su PlayStation Store da anni. Quindi apriamo definitivamente le porte all'homebrew e alla pirateria su PlayStation 5? Ancora no, perché questo jailbreak è in fase estremamente embrionale.
A quanto pare è possibile utilizzare l'XPlus solo con i firmware 4.03 e non con le versioni successive ed ha un tasso di successo del 30%. Inoltre, il jailbreak dà accesso a funzioni estremamente limitate, solo di lettura e scrittura, tanto che pur potendo installare i PT, McDonald non è stato in grado di avviarlo. Quindi a noi utenti, rispettosi sempre e comunque della legge, non cambia assolutamente nulla. Per ora questo jailbreak rimane ad appannaggio dei modder che inizieranno, passettino dopo passettino, a creare una scena homebrew su PlayStation 5, ma allo stesso tempo si tratta di un primo importantissimo traguardo verso la caduta delle difese della console. Ma sono sicuro che nessuno di voi ha mai usufruito di Homebrew Channel simili nel corso della sua carriera da gamer, vero? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro FIFA, Michele 23. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro FIFA, Michele 23, bucio de cu.